Dio vi benedica mentre ascolti questo messaggio. È un messaggio che tocca il punto focale del nostro Vangelo che predichiamo in tutto il mondo, la risurrezione dalla morte. Alleluia. La Bibbia dice che in Adamo eravamo tutti morti, ma in Cristo viviamo di nuovo. Viviamo di nuovo nella gloria di Dio. Perché che per colpa di Adamo perdemmo la gloria di Dio. Ma in Cristo la gloria è restaurata a noi. Alleluia. I termini, la risurrezione è un termine molto non conosciuto fra i credenti. Però con questo messaggio possiamo avere più luce di ciò che Dio intendeva quando parla della risurrezione. Alleluia. Scopriremo che fino ad oggi gli uomini dormono nella loro sepolcra. Però la voce del Signore sta andando forte verso di noi per farci uscire dalla tomba in cui eravamo tutti sepolcati in Adamo. Oh, alleluia. Vediamo la testimonia di Lazzaro per capire un po' ciò che il Padre intende quando dice la risurrezione. Alleluia. Conosciamo bene la storia di Lazzaro. È una storia predicata in tutto il mondo da più di 2000 anni fa. Lazzaro è un amico di Gesù che morì e poi è risuscitato con la potenza di Dio. Alleluia. Mentre andiamo allo studio, vi auguro. Padre, vi benedica mentre ascolti questo messaggio. Alleluia. Spero che siate in grado di comprendere ciò che predico. Ovviamente non sono del madrelingua italiano, però credo con l'aiuto dello Spirito io posso trasmettere delle doni che Dio ha depositato in me. Alleluia. In questo messaggio parliamo della risurrezione di Lazzaro. Perché Dio ha un messaggio riguardo la vita eterna nascosto
dentro la storia di Lazzaro. Alleluia. Mentre ascoltiamo questa cosa, ricordi che in questi ultimi giorni Dio sta dando il suo spirito in abbondanza affinché cominciamo a capire il mistero del regno di Dio. Alleluia. Ciò che ci distingue dal mondo è la conoscenza che Dio sta dando a noi in questa ora. Alleluia. Ricordati bene che la Bibbia è attualmente la parola di Dio velato. Solo con l'aiuto dello Spirito possiamo proprio comprendere ciò che è scritto nella Bibbia. Alleluia. La lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Alleluia. Grazie per lo Spirito di Dio. Oh, alleluia. Perché lo Spirito ci illumina di ogni sapienza, di ogni intelligenza celeste. Alleluia. E lo Spirito ci porta davanti a Dio, il nostro Padre. Perfetto. Alleluia. Amen. Allora, se leggiamo in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 21 a 23. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuto la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuto la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primazia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Io volevo farvi vedere che in Adamo, come è scritto qua, eravamo tutti morti. Alleluia. La morte è venuta nel mondo a causa della trasgressione di Adamo. Oh, alleluia. Però Cristo è stato rivelato dal cielo per annullare la morte, per abolire la morte. Alleluia. Per distruggere le opere del diavolo, affinché possiamo godere di nuovo tutto ciò che Dio ha riservato per noi. Oh, alleluia. Se continuiamo a soffrire le cose che gli uomini soffrono, è soltanto perché viviamo nella tenebre, viviamo fra le morti, non conoscendo chi siamo e ciò che Dio ha dato a noi. Oh, alleluia. E per Cristo Gesù è venuto per svegliarci. Alleluia. Andiamo profondamente di capire che cosa è la risurrezione. Amen. Perché questo termine è più profondo di quanto pensavamo. La religione ci ha insegnato di risurrezione riguardi gli uomini al di fuori nel cimitero. Il mondo, anche la religione, pensano o sognano di un giorno che arriva, un giorno futuro,